Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti sul mio canale L'Angolo di Sam, benvenuti alla seconda lezione del mio corso di disegno. Come avrete visto, ho messo un piccolo intro dove specifico le argomentazioni di questa puntata e quest'oggi parleremo di simboli, che cosa sono e quanto influenzano il nostro vissuto quotidiano. E la capacità di vedere scritto tra virgolette. E prima però di affrontare queste due tematiche, che sono strettamente legate l'una all'altra, tra l'altro, e al disegno ovviamente, volevo parlarvi del test. Allora, molti di voi mi hanno scritto, riferendosi appunto al test, e mi hanno detto che o avevano paura, o non sapevano come approcciarsi, che stile usare. Insomma, è un tripudio incredibile di varie paure di vario genere che io in realtà mi aspettavo. Quindi, senza saperlo, hanno fatto il test. Sì, perché in questo test i punti fondamentali erano due. Uno era la prova stilistica, quindi come avreste fatto quei tre soggetti, ricordo l'occhio, la bocca e l'albero. E l'altro punto era fare o non fare il test. Quindi sono tutte prove psicologiche che vi ho messo, voi non lo sapevate, ovviamente, non dovevate saperlo, e quindi in un modo o nell'altro le avete fatto tutti, dandomi tra l'altro ragione perché vedremo adesso il motivo per cui vi ho fatto fare il test e perché era così importante. Allora, iniziamo un passo alla volta. Io vi ho preparato un foglio con i tre soggetti del test disegnati da me e ho usato un pennarello, quindi mi rendo conto che non bisogna usare mai il pennarello, mi raccomando, per fare certi disegni, però in questo caso serviva veramente. Perché il video, insomma, con le poche tecnologie che ho, purtroppo ho fatto in modo di renderveli ben visibili, d'accordo? Altra cosa, volevo creare proprio, dare importanza ai contorni, perché voi ogni volta che disegnate mi create tanti bei contorni, belli lineari, che in genere non vanno fatti, e questa è una regola del disegno, una cosa per volta. Allora, intanto rimetto, sistema, chiedo scusa, un attimo, ecco, così si vede un po' meglio. Allora, vediamo un pochino il foglio che ho preparato, i tre soggetti. Eccoli qua, l'occhio, la bocca, l'albero. Dell'albero posso subito dire che mi ricorda un pochino quegli alberelli che vengono messi come si chiamano, quando i bambini vanno all'asilo, no? Per definire le classi, mettono la coccinella, la margheritina, l'albero, sono molto colorati, però stilizzati. Ecco, l'immagine stilizzata è proprio questa dell'alberello, quindi un albero che in realtà non esiste, è un'idea dell'albero. Stessa cosa si può dire dell'occhio e della bocca. Questi non sono, come li potete immaginare, occhi veri o bocche vere, cioè sono un'idea di uno e dell'altro. Perché li ho disegnati così? Perché la maggior parte di voi, sia adesso che negli anni, mi ha sempre mostrato questo modo di rappresentare gli oggetti. Io potevo farvi fare anche un'altra cosa, una casa o qualcos'altro, per carità, a volte l'ho fatto anche il naso, a volte chiedevo, ma mi sono resa conto che il naso è particolarmente ostico, quindi ho detto no, lasciamo stare, la casa è complessa. Per cui ho detto facciamogli fare i soliti tre soggetti, quelli che vengono richiesti normalmente. E ovviamente avete subito rappresentato i tre poverini in questa maniera, alcuni tratteggiando, altri hanno messo le ombre, meglio di quello che ho fatto io adesso, però purtroppo
vi siete affidati ai simboli. Ed ecco il primo punto della puntata. Allora, perché vi ho fatto fare il test? Perché innanzitutto volevo vedere chi era coraggioso a farlo, chi si buttava, diciamo, e provava, no, a giocare, a mettersi in gioco, scusate il giochino di parole. L'altro era proprio vedere la prova stilistica, cioè l'effetto che avreste messo nell'occhio, nella bocca e nell'albero. Ovviamente, la maggior parte di voi è cascata in questo imbroglio, l'imbroglio del simbolo. Perché? Non vi siete mai chiesti come mai la maggior parte delle persone che non sa disegnare fa le stesse cose, cioè le rappresenta nella stessa identica maniera. Magari hanno un'età diversa, una nazionalità differente, eppure riescono a fare gli stessi disegni. Non è normale, ma non lo è per niente. Voi date la risposta: ah, ma è perché non sa disegnare. Ma anche non sapesse disegnare, dovrebbe fare comunque rappresentazioni diverse, perché è una cosa soggettiva. Quindi riflettete, perché sono tutti uguali i disegni tra uno e l'altro? Sembrano fotocopie, non, alcuni sono magari un po' più rappresentati, ma nell'insieme, nel contesto, sono veramente identici ed è una cosa inquietante. Questo è inquietante se uno non sa il retroscena del perché, ovviamente. C'è solamente, cioè c'è praticamente la stessa figura disegnata nella stessa maniera. Se uno comincia ad analizzare la cosa pensando ai simboli, allora tutto torna. I simboli che cosa sono? Sono una rappresentazione grafica di cosa? Delle idee, degli oggetti. Nella nostra società noi viviamo in mezzo ai simboli tutti i giorni. Non vi ricorda niente quest'occhio in fondo, non l'avete visto altrove in fondo. Ricordiamoci ad esempio quando andate a scrivere la password per entrare magari su Facebook, non c'è sulla destra mi sembra la possibilità di visionare quello che state scrivendo invece di vedere i pallini, no? E non c'è forse un occhio? E non è simile a questo? Toglietegli le ciglia, toglietegli le pupille, è più o meno. No? Perché? Perché è il simbolo. Stiamo parlando del simbolo dell'occhio, non della rappresentazione artistica di un occhio, ma l'occhio. Che differenza c'è tra l'occhio e un occhio? Un occhio può essere chiaro, scuro, di forma, non so, rettangolare, a mandorla. Può avere le ciglia lunghe, può essere l'occhio destro o l'occhio sinistro. Già, solo per quello. Non me l'avete chiesto nel testo, ovviamente. Un occhio piccolo, magari, o strabico, cioè c'è di tutto al mondo, ok? Non c'è un occhio uguale all'altro. Quando invece rappresentate l'occhio, è il simbolo, cioè quello che già negli egizi lo rappresentavano, vi ricordate l'occhio di Ra? Certo, aveva diciamo, un significato molto più complesso, legato al divino, eccetera, però era una grafica simbolica la loro e quell'occhio si è tramandato di generazione in generazione fino ad arrivare anche a noi. Noi l'abbiamo ancora di più semplificato e adesso viene usato per qualsiasi cosa. E non parlo solo dell'occhio, perché anche la bocca, l'albero, ci sono il simbolo dell'omino che cammina. Quando noi abbiamo scusate il mio cellulare, quando noi abbiamo, non so, andiamo a leggere le istruzioni di qualche elettrodomestico, a fianco ci saranno i disegnini simbolici. Quindi, tornando a noi, perché le persone disegnano in uguale maniera? Perché si affidano ai simboli, quindi non stanno disegnando, ma stanno simboleggiando.
un'idea, un concetto. Ecco perché sono uguali. Non perché le persone siano tutte uguali, ma perché si sono affidate alla stessa, diciamo, fonte, mettiamola così. E poi vi chiedete perché non sapete disegnare. Il simbolo o il concetto di simbolo è una parte dell'emisfero sinistro del nostro cervello, quindi è proprio una zona che analizza le immagini e le semplifica, perché non sa disegnare quella parte lì. Quella che sa disegnare si trova nell'emisfero destro, quello opposto. Quindi se voi state usando il simbolo per disegnare, vuol dire che state usando l'emisfero sbagliato, quindi è normale che non riusciate a disegnare, che siate negati. Quando mi vengono, ma lei ha il dono. Sì, io ho avuto il dono, come tanti altri. Siamo semplicemente più fortunati di voi, è vero, perché abbiamo un rapporto diretto con quell'area del nostro cervello che è deputata al disegno e all'analisi spaziale. Ma questa zona qua la potete riattivare tranquillamente, perché se siete normodotati, quindi siete persone normali, come avete imparato a scuola a scrivere e a leggere, siete in grado anche di imparare a disegnare, quindi non dovete preoccuparvi di questo, d'accordo? Fate un passo per volta e vedrete che ce la farete. Abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Siete persone complete e dobbiamo dimostrarlo alla società, perché questo taglio a metà delle persone, cioè a livello proprio di funzioni, di capacità, purtroppo è stata questa menomazione, ecco, chiamiamola per quello che è, una menomazione, si può risolvere per fortuna e io faccio il corso proprio per questo. Il mio scopo è quello di aiutarvi a riattivare quelle aree del cervello che si sono addormentate, ma ci sono, d'accordo? Funzionano, quindi voi siete in grado di imparare a disegnare. Detto questo, il secondo punto è collegato al primo, cioè abbiamo visto i simboli che cosa sono, essenzialmente sono, abbiamo detto, la rappresentazione grafica di un concetto, di un'idea o di un oggetto stesso. La capacità di vedere, che cos'è? Quando sentite l'artista, la visione dell'artista interiore, ok? Sì, ci sono anche queste cose interiori, soggettive, psicologiche sicuramente, ma quando un artista sta osservando l'oggetto, una caraffa, devo rappresentare una caraffa. Nel momento in cui la guardo, io sto guardando un insieme di piani, di forme nello spazio, di caratteristiche specifiche che la mia area deputata allo spazio è in grado di comprendere e di farmi sentire, farmela percepire nello spazio. Quindi io poi dovrò solamente riproporre quello che percepisco sul foglio. Ovviamente ci sarà un'ottima memoria visiva. Giochino per voi è il memory. È un gioco semplice, non so se ve lo ricordate, mi sembra che si chiami memory. Tante carte girate, l'ho trovata anche sul computer, io l'ho scoperto da poco, mi diverto. Girate le carte, ci sono sempre le coppie uguali e dovete ricordare dove sono le varie carte uguali per prendere e fare i punti, insomma. Questo è un gioco di memoria visiva, quindi è uno dei compiti che vi darei già oggi. Perché i miei compiti sono sempre un po' strani e particolari. Cerco di stimolarvi l'area visiva e la parte deputata allo spazio, quindi cercherò sempre di farvi fare dei giochi carini e simpatici per farvi divertire, perché il divertimento è collegato comunque all'area giusta, e non farvi annoiare troppo e insomma, trovare con un percorso un po' particolare, insomma, il modo per riavviare queste aree un po' addormentate. Quindi la capacità, ripeto, di un artista è la capacità di vedere tutto in tempo zero, sottolineo tempo zero.
prossima settimana vi spiegherò le aree del cervello in maniera semplice, ovviamente non vi sto a tediare troppo, ma vi spiegherò essenzialmente perché ho detto tempo zero. E tempo e spazio non vivono nelle stesse aree del cervello, sono proprio divise. Quindi sappiate che se usate la linea temporale non potete usare quella spaziale e viceversa, in pratica. Tranne per chi è riuscito a far collaborare bene i due emisferi, cosa molto particolare e difficile, però si può fare perché poi vi spiegherò, litigano tra di loro. Vi spiegherò la prossima volta. Quindi, giusto per non farvi spaventare troppo, questo percorso è un percorso inusuale. È un corso di disegno, sì, ma è anche un corso di crescita personale. D'accordo? Io vi prendo per mano e vi porto dentro un bosco. Perché il bosco? È una metafora carina. Mettiamo che voi e un vostro amico dobbiate andare a trovare dei parenti che abitano in una casa oltre il bosco. Ci sono due strade, una è cementata, comoda e si fa in fretta ad arrivare. L'altra attraversa il bosco. Il bosco rappresenta il mio corso. Dentro questo tragitto un po' così angusto, in realtà ci sono delle belle sorprese. Certo, avrete delle difficoltà, magari trovate un albero caduto e dovete trovare il modo di superarlo, quindi dovrete mettervi d'impegno. Dopo un po' del percorso, magari incontrate una bellissima volpe rossa che vi guarda e poi se ne va. Cosa che è successa anche a me, tra l'altro, bellissimo. E a me è successo anche di vedere un bellissimo colibrì, ma sto parlando di un bosco vero, non mentale, quello che è vicino a casa mia. Io ho la fortuna di abitare vicino ad un bellissimo bosco dove c'è anche ruscello e ogni volta mi faccio delle passeggiate meravigliose e torno a casa più arricchita, perché comunque osservo con l'occhio dell'artista. Guardo la struttura di quell'albero, le foglie, i colori, poi in questo periodo sono fantastiche. Incontro animali incredibili, selvaggi, volpi, colibrì, un colibrì che mi era venuto a controllare, bellissimo, è l'uccellino più piccolo se non sapete che cos'è. Sembra quasi un insetto all'inizio. E ho visto delle lepri selvatiche, quelle sono più facili, e altri animali ancora. Quindi, quando poi tornate da questi percorsi, che siano veri o che siano mentali, tornate più ricchi. Nel mio corso, il percorso è mentale, ovviamente, psicologico e grafico, e sono un po' la stessa cosa. Quindi non abbiate paura. Lasciatevi prendere per mano e fate il percorso, perché vi assicuro che arrivando dai vostri parenti o amici di quella casetta, voi avrete delle esperienze ricche da raccontare. Il vostro amico, no, ha fatto un percorso più rapido, facile, logico, ma freddo e senza esperienze, perché è semplicemente una strada, quindi per lui la strada qui e lì deve solo portarmi a destinazione. Invece il percorso è veramente importante. Io vi ho detto tutto, spero di non essermi allungata troppo. Iscrivetevi al mio canale L'Angolo di Sam perché metterò tante informazioni e altre cose ancora, sempre inerenti al disegno. Mettete il like sul video e scrivetemi per favore sotto, non in privato, su Messenger, ma scrivetemi proprio sotto il video, anche su Facebook, sulla pagina Samantha Scuri Fanpage, non Fanpage, quello è il vecchio nome, scusate, Samantha Scuri Production. Su quella pagina lì, sotto il video, quando lo posterò, una volta che avete ascoltato bene il video e se vi ha fatto venire magari dei dubbi, scrivete così almeno incomincio a conoscervi perfettamente come persone, come individui e incominciamo a interagire. E se avete degli argomenti inerenti al disegno che volete che io affronti, scrivetemeli. Io farò una sorta di scaletta per i video successivi, d'accordo? Quindi scrivetemi, mi raccomando. Fate il memory,
fatemi sapere se poi ci giocate e se vi allenate un po'. Notate anche se la vostra memoria è ottima o se vi dimenticate subito dove sono le forme, perché dobbiamo allenare la visione, d'accordo, dell'artista. Ho detto tutto, ci vediamo il prossimo giovedì. È sempre questa una registrazione, quindi poi io dico giovedì, ma potete vedervelo tranquillamente il video quando volete, e quindi non abbiate paura delle tempistiche o di perdervi il video. E trovate tutto sul mio canale e sulla mia pagina di Facebook. Grazie, un saluto e buonasera e buona cena. Ciao.